darsi del tempo per noi stesse, vero? Eh sì, serve tantissimo. Ci aiuta a rilassarci, a stare un pochino meglio per affrontare le cose, la vita di tutti i giorni, no? Senti tesoro, io comincerei con una bella spazzolata ai capelli. Intanto tu rilassati, che ci penso io. Vado a spazzolarteli proprio con questa spazzola. Senti che bel suono che ha. È già rilassante solo ascoltarlo. Bene. Scioglierò tutti i nodi dei capelli. Tu lo sai che i nodi dei capelli sono i pensieri che abbiamo in testa. Sì, qualcuno ce l'hai, ma non ti devi preoccupare, perché vedrai che li tireremo tutti via e poi la tua mente sarà libera. Diciamo che sarai un po' più propensa ad affrontare le vicissitudini che si presentano tutti i giorni. Più che altro sarai pronta ad affrontarle con una visuale diversa, perché tante volte abbiamo bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva per capire il vero significato e sapere come comportarci. Non dobbiamo focalizzarci sui problemi, non dobbiamo fermarci lì, guardarli, tormentarci con i pensieri, assolutamente. Dobbiamo guardarli in modo che diventino da negativi a positivi. Quindi bisogna ovviamente trarre un insegnamento da tutte le cose negative che ci capitano anche durante la giornata e trasformarle in cose positive. So che non è facile per niente, però se tu entri in quest'opera riuscirai a vedere le cose in modo diverso, ok? Come ti stavo dicendo, vado a toglierti tutti i nodi, tutti i pensieri negativi della tua testa. Vedi come vengono via facilmente. Guarda. Rilassati.
in più non hai più tutti i pensieri negativi che avevi quando sei venuta, vero? Te l'avevo detto, ti senti un po' meglio. Allora adesso ti faccio un bel massaggio al viso e al collo, che dici? Con una buona crema, però ti leggo i capelli con una treccia, va bene? Così non ti danno fastidio sul viso e non danno fastidio a me mentre ti faccio il massaggio. Chiudi gli occhi e cerca di rilassarti, ok? Vieni pure indietro, sì? Bene. Sì, dimmi, quando metti la crema nel collo, esatto, devi sempre cercare di tirare verso dietro, ok? Così, facendo questi movimenti, non troppo forti, neanche troppo delicati, una via di mezzo, perché facendo questo movimento la pelle si tira e si ha come un effetto tensore. Sì. Praticamente vado a farti un movimento contrario alla legge di gravitazione, nel senso la nostra pelle tende a scendere, no? Con gli anni, con l'età, con lo stress, con lo smog. Per combatterla, oltre a un'ottima crema, bisogna fare dei movimenti molto molto particolari e molto concentrati sul punto in cui uno ha più bisogno. Questa parte qua tende a cedere, sì, quindi noi andiamo a fare questo tipo di massaggio, ok? Puoi farlo anche tu tutte le mattine e tutte le sere quando ti metti la crema, tranquillamente, sì, sì, certo, puoi farlo tutti i giorni, devi farlo tutti i giorni, perché come la palestra, no? In palestra vai spesso. Esatto, e così anche quando ti applichi la crema devi fare sempre gli stessi movimenti tutti i giorni, vedrai che risultati si vedranno. Ovviamente non serve solo questo, c'è anche una ginnastica facciale e poi magari la prossima volta che vieni ti spiego, ok? Ti stai rilassando?
anche che hai i nervi del collo molto tesi dietro. Sì, e si concentra tutto, la fatica, lo stress della giornata va tutta qua dietro e qua davanti. I due punti di stress, questo e la nuca. Già, ma noi andiamo a scioglierli piano piano. Voglio metterti il mollettone perché il mollettone va a tirare e io invece voglio che tu rimanga molto rilassata, ok? Ok tesoro, ti do l'ultima spazzolata. Vedi come scivolano bene i capelli adesso? Prima si impigliavano nei nodi, adesso no. Quindi ci siamo liberate dai cattivi pensieri. Ok, ci devi credere nelle cose. Finito, spero tu ti sia rilassata e che tu abbia tanta energia per affrontare la giornata e soprattutto la settimana. Puoi venire quando vuoi da me, non farti alcun tipo di problema, non ti preoccupare, anche senza appuntamento tu vieni, che quando finisco gli altri clienti passiamo un po' di tempo insieme. Magari la prossima volta facciamo quattro chiacchiere bevendoci un bel tè, che ne dici? O un bel caffè? Ok? Va bene tesoro. Ti saluto e ti do un bacione grande. Buona giornata.